AL Bano Carisi barra Loredana Lecciso è molto arrabbiata, parola di Barbara D'Urso. Albano Carrisi sarà ospite del programma di Maurizio Costanzo L'intervista e racconterà i momenti più importanti della sua vita, parlando anche della figlia Ilenia. Stasera ospite dell'intervista, Albano Carrisi racconterà la sua vita personale e anche la sua carriera. Nella seconda serata di Canale 5, torna lo show condotto da Maurizio Costanzo che racconta alcuni retroscena dei personaggi più in vista del momento. Ecco perché, si parlerà anche di Romina Power e Loredana Lecciso. A quanto pare la coppia è scoppiata e proprio ieri, Barbara D'Urso durante pomeriggio 5 ha avuto modo di regalare una esclusiva nei confronti della Leccese. Loredana è voluta rimanere in silenzio ma si dice molto arrabbiata. A quanto pare, la bionda showgirl avrà tempo e modo di parlare. Sempre dalla ruspante conduttrice napoletana, ma non certo adesso. Le cose tra Albano e la Lecciso, pare non andassero bene già da tempo ma nessuno, sapeva cosa stesse realmente accadendo tra i due. Stasera, durante l'approfondita intervista di Carrisi, scopriremo sicuramente quale aspetto inedito si nasconde dietro questa storia che sta occupando tutte le copertine dei maggiori settimanali italiani. Aggiornamento di Valentina Gambino. La frase del cantante allerta i fan. Riparte l'intervista di Maurizio Costanzo e lo fa con un nuovo ospite d'eccezione, Albano Carrisi. Nelle ultime ore il cantante di Cellino San Marco è balzato al centro del gossip per la rottura con Loredana Lecciso. Il settimanale Oggi annuncia nel suo nuovo numero che la storia tra i due è davvero finita e che è stata la Lecciso a voler mettere un punto, colpa di Romina Power, si legge. Ma ad indagare ulteriormente è stata Barbara D'Urso che ieri, a pomeriggio 5, ha contattato l'amica. Alla D'Urso, Loredana ha fatto sapere di non volerne parlare ancora della delicata questione ma che presto sarà chiarito tutto. Con un passo indietro all'intervista di Albano, che vedremo questa sera in seconda serata su Canale 5 ma che è stata registrata alcune settimane fa, in merito al rapporto con Loredana, il cantante alla domanda Oggi lei è la tua donna ha dichiarato, vediamo e io poi non considero mai niente veramente mio perché ognuno è suo e si appartiene. Una risposta che, pur rimanendo nel vago, sembra confermare che tra i due c'è davvero qualcosa che non va. Ag. Il dolore per la scomparsa di Ilenia. Albano, il celebre cantante di Cellino San Marco, sarà presente nella nuova puntata dell'intervista, presentata da Maurizio Costanzo. L'artista, in un lungo colloquio con il conduttore, ha rivissuto tutte le tappe più importanti della sua carriera, della sua vita, i suoi amori e le donne che lo hanno accompagnato in più di 70 anni. Al banco, in particolar modo, è apparso molto emozionato di fronte alle immagini che lo ritraggono in compagnia dei figli avuti sia da Romina Power che dall'attuale compagna Loredana Lecciso. Ha parlato a tutto tondo del suo ruolo di padre e di compagno e marito ma non ha lesinato nemmeno un pensiero alla madre Yolanda, la quale da sempre è il suo faro guida. Durante il tu per tu con Maurizio Costanzo, il cantante ha però esplorato nuovamente una delle pagine più dolorose della sua esistenza e cioè la compagna della figlia Ilenia Carrisi. Della giovane si sono perse le tracce molti anni fa a New Orleans e ormai Albano ha perso le speranze di ritrovarla, è uno dei dolori che non passeranno mai nella vita di un essere umano. AL Bano, la verità sul rapporto con Romina Power? Albano ha avuto modo, recentemente, di parlare anche del suo rapporto con Romina Power, madre dei suoi quattro figli Iari, Ilenia, Cristel e Romina e Lunga R. Il celebre artista ha confessato come l'ex moglie sia ancora una presenza importante nella sua vita e dopo tanti dissapori i due hanno ritrovato la vecchia intesa. La gelosia di Loredana, però, è sempre dietro l'angolo e Albano,
Qualche settimana fa, si è sfogato con i giornalisti dicendosi stufo di come si sia sempre alla ricerca del gossip. L'uomo ha affermato come tra lui e Romina c'è solo un sodalizio professionale e che si dovrebbe pensare al fatto che ora a casa abbia una famiglia. In realtà, a scatenare il polverone, è stata proprio la Power, quando a Verissimo dichiarò di essere ancora innamorata dell'ex marito. Secondo Albano, però, quella non è stata altro che una frase ironica pronunciata dalla donna. Infatti, il cantante ha concordato su quanto detto da Romina e cioè che dopo tanti anni insieme sia difficile staccare totalmente la spina ma quell'amore non tornerà più. L'errore di Loredana Leciso. Poco prima di Natale, Albano è stato ospite del salotto più ambito del sabato pomeriggio e cioè quello di Verissimo, con al timone Silvia Toffanin e ha parlato di Loredana Leciso, in occasione della presentazione del suo libro L'origine del mondo, Madre mia. Albano ha messo a tacere le voci di un presunto dissapore tra la madre Yolanda e la Leciso, tornando indietro nel tempo e raccontando cosa fosse successo molti anni prima, all'epoca della sua partecipazione all'Isola dei Famosi. A quanto pare, la bionda showgirl, in quell'occasione, avrebbe fatto un gesto poco apprezzato da Yolanda e cioè lasciare in diretta Albano. Mia madre quando l'ha sentita ha detto, però io ora voglio dire, onestamente, si poteva aspettare la fine del programma e parlarne, tra noi. Tuttavia ora il dissapore sarebbe rientrato e in famiglia regnerebbe la tranquillità. Take a body's high.